Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, la zuppa di porro del 27 aprile. Vediamo quali sono i temi della giornata. Quello fondamentale che ci terrà fino a lunedì è la vicenda del sottosegretario dei trasporti Siri e questo giallo dell'intercettazione in cui un suo conoscente che si chiama Arata avrebbe detto al figlio ci è costato 30.000 euro. È stata data da questa famiglia di imprenditori, beh, sarebbe stata data perché Siri si adoperasse a cambiare alcune regole sugli incentivi all'eolico, regole che peraltro non sono state neanche cambiate e in realtà tutta la polemica nasce dal fatto, come ha scoperto la verità Amadori e Belpietro, è che questa intercettazione non esiste. E oggi Belpietro sfotte Repubblica, che ieri diceva no, l'intercettazione. E prevede, secondo il brogliaccio, prevederebbe, secondo il brogliaccio, che a Siri gli sia stata promessa o pagata. Le due cose, mi sembra che l'ho detto anche l'altro giorno in televisione dalla Palombelli. Ragazzi, se io prometto una cosa o pago una tangente, sono due cose completamente diverse. È vero che il reato è identico, perché il politico che si fa promettere o si fa pagare una tangente sempre corrotto è, ma il punto fondamentale è che se i magistrati nell'atto di accusa dicono che lui si è fatto promettere o si è fatto pagare, quindi che c'è una differenza tra le due operazioni, spiega bene a Belpietro, vuol dire che questa intercettazione non è del tutto chiara, non esiste, non c'è un virgolettato. Chiaro il concetto? Non c'è un virgolettato. Tra l'altro ricorda Belpietro tutte le minchiate che Bonini ha fatto anche sull'affare Raggi, Marra e Di Maio. Insomma, una cosa un po' complicata in cui queste intercettazioni che inchiodano i politici e tutti quanti alla fine poi vengono quando si fa il processo, si ha l'accusa, si ha la difesa, beh, insomma, ci si rende conto che quelle intercettazioni magari hanno senso, forma e anche contenuti completamente diversi da quelli che vengono annunciati sui giornali. Ma questo vale per destra, sinistra, centro. Io vi ricorderei le intercettazioni sul papà di Renzi, che sembrava avesse fatto delle cose incredibili, poi alla fine ci si accorse che era il carabiniere che aveva trascritto male, si dice per errore e non per dolo, quello che in realtà poi tutti quanti noi abbiamo visto. Vado avanti. Perché su questa vicenda dalla Cina e Conte dice delle cose che sono imbarazzanti e lo dico io, non lo dice soltanto un bel approfondimento che fa Annalisa Chirico oggi sul Foglio. Perché sono imbarazzanti? Perché Conte dice se mi convince la sua innocenza resta, altrimenti se ne va e lo scollo dalla sedia. L'avvocato degli italiani dice una serie di minchiate con questo suo ciuffetto perfetto, totali. Primo, l'avvocato degli italiani, cioè Conte, non decide dell'innocenza o della colpevolezza, può decidere sì dell'opportunità politica o della non opportunità politica per cui Siri rimanga al governo. Questo lo poteva decidere anche prima, visto che Siri era stato condannato per una bancarotta, era patteggiato per una bancarotta, ma l'innocenza non la decide il Presidente del Consiglio. Chiaro, Presidente del Consiglio? Puoi anche essere un avvocato, ma in questo paese non ci sono i tribunali del popolo e dei Presidenti del Consiglio, non c'è un tribunale a Palazzo Chigi, il tribunale c'è con i magistrati, quindi non è lui che stabilisce l'innocenza o la colpevolezza, lui può decidere semmai l'opportunità o la non opportunità. Seconda questione, lo scollo dalla sedia non lo può scollare dalla sedia, caro Presidente del Consiglio, dovresti conoscere la legge. In Italia, quando si volle scollare dalla sedia il ministro della giustizia Mancuso, chiaro? Stiamo parlando di anni fa, se non si fosse fatta la manovra, come si chiama, la mozione una mozione in Parlamento votata sia dalla Camera sia dal Senato non si sarebbe mai scollato, quindi o si scolla da solo oppure tu non lo puoi prendere a botte e farlo scollare. È la legge italiana, Conte, fino a prova contraria non la puoi cambiare senza un'altra legge che stabilisca che tu possa scollare dalla sedia i sottosegretari. Ricolfi racconta, secondo me in maniera magistrale, come questa vicenda abbia un altro incredibile lato, e cioè che si associ Siri alla mafia, perché Siri avrebbe avuto rapporti, anzi li ha avuti rapporti con questo Arata, ex parlamentare di Forza Italia, ex professore universitario. Questo Arata avrebbe rapporti con un altro signore dell'eolico in Sicilia e questo signore dell'eolico in Sicilia sarebbe, tutto da dimostrare, amico di Messina Denaro. Allora, tra Siri,
e Messina Denaro ci sarebbero 4 gradi di separazione, ma voi mi dovete spiegare quanti di voi sono mafiosi nella stessa antica maniera? È una cosa incredibile associare Siri alla mafia. Difenderei anche se fosse Renzi, anche se fosse Di Maio su questa vicenda. È una cosa pazzesca. Bella Ciao, cantata in questo caso non cantata ma raccontata da un sacerdote che fa una vignetta in cui c'è Gesù Cristo che canta Bella Ciao, il parroco di Bella Ciao sul Garda è diciamo punzecchiato benissimo da Camillo Langone oggi sul giornale. Voto in Spagna, tutti se ne occupano. Ragazzi, lì la cosa semplice è molto semplice, ce la racconta forse in maniera molto chiara il Foglio oggi, e cioè che vi è un partito nuovo che tutti definiscono di estrema destra, ma mi sembra che vicino a questo partito ci siano anche i voti della destra tradizionale spagnola, che potrebbe avere tra il 10 e il 13%, e viene analizzato come l'arrivo dei franchisti in Spagna. Può anche darsi, non so bene cosa stia succedendo, ma io so che quello è il paese in cui fino a pochi anni fa invece noi elogiavamo alla grandissima la vittoria di Podemos, un partito che con Iglesias prese i soldi da Maduro. Chiaro? Iglesias ha preso i soldi da Maduro, loro vanno bene, mentre Vox, il tradizionalista di destra e di estrema destra, sono i cattivoni, come sempre avviene quando non vincono gli estremisti di sinistra, però gli estremisti di sinistra non si possono discutere. Standard & Poor's, grazie all'Italia, titolo del Messaggero, perché non rivede il nostro rating sul debito. Se così fosse avvenuto sarebbe stato un disastro, ovviamente. È l'ultimo avviso, secondo il Messaggero, e invece gode il Fatto Quotidiano, che dice: nonostante le risse, l'agenzia conferma il giudizio. Ognuno la vede come un po' gli pare. Il vero punto fondamentale invece non è tanto Standard & Poor's, ma è quello che avviene negli Stati Uniti, se mi permettete. Negli Stati Uniti il cattivo Trump, che ha ridotto le tasse, ha tagliato drasticamente le tasse, ha visto il primo trimestre del 2019 salire del 3,2%. Il PIL americano sale del 3,2%, quello che c'è il ciuffo, che avete preso per il culo, l'incapace, l'ignorante, ignorante, quella bestia, il twittarolo, 3,2%. Chiaro? Io dico, la politica può fare poco forse per l'economia, ma certo non ha fatto i danni che gli avevano preconizzato nella sua, caro Giuliano, cari amici miei, Cristian, tutti quanti voi, no? Il disastro di Trump. Non vedo che abbia fatto tutto questo disastro in politica economica e in politica estera, questo Trump. Napoli, per esempio, è un disastro, perché oggi, sempre sul Sole, mi rendo conto di una cosa favolosa, cioè che 100 milioni per ristrutturare i beni culturali al centro di Napoli e ne hanno spesi solo 15, cioè hanno 100 milioni, e questi cazzoni che vogliono accogliere gli immigrati, fanno le marce della pace, la bandiera tricolore, salvate Regeni, sono fenomenali in tutta questa moina qua, beh, non riescono a spendere 100 milioni che gli hanno dato, e ci rompono i coglioni sul debito di Napoli. Invece di pensare al debito di Napoli, al debito di Roma, riuscissero a spendere questi 100 milioni di euro che gli hanno detto per rimettere a posto quella città che è magnifica, ma non riescono a spenderli, non riescono a spendere. Hanno fatto soltanto 5 interventi su 27. Di chi è la colpa anche qua? Di Babbo Natale o dell'amministrazione napoletana? Di chi è? Di chi è questa colpa? De Magistris. Sulla legittima difesa, Repubblica titola: legittima difesa meno legittima. Il motivo è perché c'è stato un monito del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto una cosa, in realtà, come leggiamo dagli altri giornali, molto banale. Ricorda che lo Stato non è esentato da tutelare i cittadini. Beh, insomma, non riesco a capire come questa cosa, se non per gli spin dei portavoce di Mattarella, possa essere una legittima difesa sempre meno legittima. Legittima difesa è passata, è legge, non so quanto serva, ma certamente quello che ha detto Mattarella è abbastanza scontato e anche soprattutto condivisibile. Santoro rilascia un'intervista, la prima dopo tanti anni, a Lorenzetto, si pente solo di una cosa, cioè di come ha trattato Berlusconi nella famosa puntata della Sette che ebbe il 33% di ascolti. Disse: beh, lì lasciai salire la tensione con Travaglio e non mi occupai tanto del dibattito, quindi abdicando al mio ruolo di conduttore. Poi per il resto, insomma, un po' di storie sue sulla Rai, il suo maestro Guglielmi, insomma, per chi è interessato
autorizzata quella roba là, se lo legga sul Corriere della Sera. Direi che per oggi è tutto, ci sentiamo in corso di giornata sul sito nicolaporro.it, meno 2 per il ritorno di Quarta Repubblica. Lunedì parleremo ovviamente del caso Siri, ma non solo, il reddito di cittadinanza, ce lo siamo dimenticato, porterà o non porterà voti a questo governo, e martedì sera parte la maratona che durerà almeno un mese elettorale di Matrix, con Zingaretti come primo ospite, il segretario del PD, ospite, primo ospite di Matrix. Noi ci vediamo domani, ciao, ciao a tutti quanti. Come si spegne qua?